Campione italiano di kickboxing sotto i 65 kg, Ugo De Michele, 25 anni ancora da compiere, coppitano, ha ottenuto questo importante risultato a Rimini sotto la guida del maestro Francesco Di Pardo. Per lui, che da anni provava a vincere il titolo, quest'anno le porte del successo si sono finalmente spalancate. Ugo De Michele è un giovanissimo campione di kickboxing, campione italiano 65 kg, perché naturalmente ci sono varie categorie. Un titolo importante, Ugo, quello che hai ottenuto, come? E l'ho ottenuto nella fiera del fitness a Rimini e ho dovuto affrontare un incontro con un avversario che era molto fortissimo, preparato, però fortunatamente ho avuto la meglio io e ho vinto questo titolo molto importante per me e per la mia palestra. Ecco, è il primo titolo di questo tipo che ottieni nella tua carriera sportiva? Sì, di campione italiano, è il primo titolo, la prima volta che divento campione italiano dopo tanti sacrifici. Ci ho provato anche negli altri anni, però purtroppo è andata male. Quest'anno fortunatamente ce l'ho fatta. Vogliamo ricordare anche ai telespettatori quanti anni hai, perché sei giovanissimo tra l'altro. Io ho 25 anni da compiere a giugno. Ecco, questo sport è molto praticato in Italia. All'Aquila magari se ne è sentito poco di parlare finché tu poi hai ottenuto questo titolo. Quando l'hai iniziato a praticare e come mai ti sei avvicinato al kickboxing? Ho iniziato nel 2010 e comunque ho avuto sempre questa passione, infatti ho praticato karate per 12 anni. Poi mi sono avvicinato alla kickboxing grazie al maestro che l'ho conosciuto tramite mio cugino e da lì ho iniziato e sono stato sempre più coinvolto da questa cosa fino ad arrivare appunto a questo risultato. Ecco, il karate è molto disciplina orientale, quindi ha delle regole anche diverse. Com'è stato il passaggio a quest'altro sport? È stato molto dura perché le tecniche non erano molto uguali, diciamo, e quindi ho dovuto cambiare delle posizioni, l'impostazione proprio è totalmente diversa, però mi sono impegnato e alla fine è andata bene. Ecco, qui all'Aquila come siete organizzati? Avete una squadra? Ci sono, abbiamo visto anche qui tanti ragazzi che poi praticano il kickboxing. Sì, facciamo parte della Kickboxing School L'Aquila, allenati dal maestro Francesco Di Pardo, e ci alleniamo nella palestra Sassa. Ecco, per quanto riguarda te, tu quanto ti alleni e soprattutto che tipo di allenamenti fai per arrivare poi alle gare? Perché naturalmente il fine poi è quello di gareggiare. Sì, gli allenamenti si svolgono dalle 3 alle 4 volte, anche 5 durante la settimana e pratichiamo 3 volte gli allenamenti di kickboxing specifici, una volta di palestra e una volta corsa, così andiamo fuori a correre in montagna per il fiato. C'è una dieta che dovete seguire? Un'alimentazione per rimanere sempre nel peso, perché se no poi sali di categoria e quindi non ci rientri più. Ecco, dipende dal peso, insomma, la categoria che si ha. Sì, ogni categoria ha un suo peso, va, se non sbaglio, ogni 3,5 kg di differenza. Ecco, hai in cantiere qualche altra gara? A breve ti stai preparando per qualcosa? Sì, il 22 giugno a Termoli, un incontro in piazza di serale, senza protezioni questa volta, è un incontro pro, si chiama. Ecco, cosa significa? Voi indossate delle protezioni durante le gare, questo invece no? Sì, durante le gare queste normali, anche queste di circuito, si indossa il casco, paradenti, guantoni e paratibie, mentre questo qui che dovrò affrontare il 22 è senza paratibie, senza casco, solo con i guantoni e paradenti, diciamo. Il kickboxing è una disciplina affascinante e utile al fisico e alla mente, come ci testimonia anche la giovanissima mascotte del gruppo. Federica Bontempo è un po' la mascotte di questo gruppo, ha soli 12 anni. Come mai ha scelto questo sport che è tipicamente maschile, insomma ci sono più ragazzi che lo praticano? Per prima cosa è utile. Questo. Hai trovato benefici facendolo? Sì. Ti piace? Sì, tanto. Quanto tempo dedichi al kickboxing durante la settimana? Perché immagino chiaramente studi, quindi devi conciliare le cose. Sì, veniamo 3 volte a settimana, lunedì, martedì e giovedì. Fai anche gare, già? Ne ho fatta una. È andata bene? Sì. Uno sport
sport che richiede sacrificio e disciplina. La squadra attualmente si sta allenando nella palestra World Gym a Sassa, dove ha sede la Kickboxing School dell'Aquila. Per la prossima gara ci si allena tutti insieme. Francesco Di Pardo è il maestro di kickboxing. Vogliamo parlare innanzitutto di questo importante risultato che ha visto Ugo protagonista, ma la vostra scuola in evidenza a questo punto a Rimini. Sì, Ugo è il nuovo campione italiano WTKA-60 di specialità low kick, che sarebbe calci e pugni, anche quelli bassi, diciamo. Colpi bassi con le spazzate senza il ginocchio, senza la ginocchiata, che è una particolarità di un'altra specialità che si chiama K1. Ecco, spieghiamo anche a chi non conosce questa disciplina un po' il kickboxing, naturalmente con tempi ristretti, però per dare, diciamo, delle idee a chi non conosce questa disciplina. Allora, la kickboxing nasce in Giappone negli anni 70 più o meno, alleggerendo le regole della Muay Thai e rendendo più dinamico il tutto. Kickboxing, quindi giapponese, viene dal full contact o karate contact degli anni 60, karate a contatto pieno, e comprende quindi i calci alti del karate con i calci bassi, questi low kick tremendissimi. Oltretutto poi si è creato un altro stile che si chiama K1, che comprende anche le ginocchiate, in un tempo limitato, quindi diverso dalla Muay Thai, dove la presa è illimitata. Ecco, ci sono delle categorie a seconda del peso, vengono raggruppate? Ogni 3 kg a seconda della federazione cambia la categoria. Ugo è un meno 60 kg e combatte anche nel meno 57. Ecco, per quanto riguarda la disciplina, a che età si può cominciare a praticare? Abbiamo visto che voi avete anche una ragazza giovanissima, tra l'altro. Si potrebbe cominciare più presto di quanto facciamo qua. Ovviamente ci vogliono più spazi, perché i bambini fino a 10-11 anni dovrebbero lavorare da soli, non con noi. Da noi partiamo dagli 11, 12, 13 anni. Ecco, nella vostra scuola quante persone ci sono? C'è una media di 20 persone stagionali. Che tipo di allenamenti fate e anche che regime alimentare poi uno sportivo che pratica kickboxing deve avere? Questo è molto relativo a seconda del fatto, a seconda, ecco, di come si voglia intraprendere questo sport, se a livello amatoriale o agonistico. A livello amatoriale è uno sport per tutti e bastano 2-3 allenamenti a settimana. Per gli agonisti si parla di 5 allenamenti a settimana, quindi ritagliarsi anche dello spazio proprio. Si fanno degli allenamenti aerobici e anaerobici, sarebbe a una distanza corta di tempo e regimi altissimi, quindi battiti altissimi. E poi ci vuole pure una preparazione di fondo, quindi aerobica. State preparando ora qualche gara? Vi state preparando per qualcosa in particolare? Sì, il 22 di luglio c'è la cintura dell'Adriatico, è un incontro secco, pro 3-2 senza nessuna protezione, solo guantoni, e c'è Ugo nei meno 60.